Amici telespettatori, come vedete ci troviamo nella Rai di Napoli per la presentazione di questa commedia comica che verrà effettuata proprio le riprese, le registrazioni proprio all'auditorium della Rai di Napoli. Come sempre con la regia del bravissimo Lello Arena e ovviamente poi vedremo gli altri protagonisti. L'appuntamento è ogni martedì alle ore 23:15, Rai 2, mi raccomando, straordinario ovviamente anche il lavoro che c'è per quanto riguarda questa commedia. Ed è un progetto, come abbiamo potuto vedere, è un progetto che parte proprio dagli attori napoletani di quello che è l'auditorium della Rai, un progetto con il pubblico dal vivo, un progetto che veramente fa parte di quello che è anche il quadro del teatro stesso in televisione. E allora, come sempre, io apro questa puntata ringraziando il nostro Massimo Pacilio di Videoline che ci monta e ha le riprese e come sempre il vostro Giuseppe Cannavacciuolo vi porta dove ci sono le esclusive. Vediamo le immagini. Sui nuovi media in maniera diversa rispetto basta chiedere. Rispetto allo spettacolo televisivo, lo spettacolo teatrale, lo spettacolo di sitcom ripreso per il teatro, per la televisione e così via. Quindi c'è certamente un elemento di sinteticità, certamente la parte web e social deve necessariamente soddisfare un bisogno, cioè quello di essere brevissimi. Ora, una delle caratteristiche di Made in Sud, parlo di Made in Sud, anche se stiamo parlando di Fatti Unici, però quella della estrema brevità di tutti gli interventi, una quantità di interventi brevissimi, quello lì è sicuramente uno degli elementi che ha contribuito a fare il successo del programma e che sta ancora contribuendo a fare il successo sui social e sul web. Se voi guardate i ratings dei programmi televisivi, Made in Sud sta sempre ai primi posti, nonostante è fermo da maggio, quindi è passato quasi 7 mesi, sono 6-7 mesi, la fine del programma è ancora sta là, perché il singolo sketch continua ad avere, diciamo, vita propria, no? Parlando un pochettino con gli attori, si evince proprio la sua grande generosità come attore, ovviamente, ma anche come regista, come direttore artistico. Com'è cambiato il modo di recitare e di essere attori oggi nell'arena? No, bisogna essere molto svegli e molto liberi di testa, bisogna inventare strade nuove. Quando qualcuno ti vuole mettere addosso una scatola con un'etichetta, bisogna ribellarsi, ma a favore del pubblico, perché il pubblico è vero che si abitua a delle cose, però insomma, allora io avrei vissuto tutta la vita mia facendo annunciazione annunciazione, che pure è una delle cose più belle che... Esatto, ma io sono sempre quello, ma le idee sono fondamentali che siano assolutamente e sempre rivolte verso il futuro, verso nuove possibilità, verso nuove invenzioni, perché dobbiamo essere, insomma, parte, come dire, delle novità, dell'avvenire, e questo conta chiaramente per i giovani talenti, ma conta anche per chi, come dire, oramai fa parte di una tradizione, ma deve necessariamente continuare a produrre per il pubblico delle novità, delle situazioni nelle quali non ci si aspetti quello che magari la gente vorrebbe da te. Bisogna sempre sorprenderli, stupirli, meravigliarli ed essere parte di un cambiamento che parte sempre della nostra responsabilità principale. Qual è la cosa che a Lella Arena ovviamente gli è piaciuto di Fatti Unici e qual è la cosa che non gli è piaciuta? No, di cose che non mi sono piaciute non sono riferite al progetto, ma sono riferite spesso alle condizioni nelle quali, facendo una cosa così nuova per tutti, ovviamente l'organizzazione, la gestione delle risorse, entrare in un meccanismo qualche volta, come dire, ha portato qualche fatica in più che forse ci saremmo potuti risparmiare. Questo
Quello che mi è piaciuto moltissimo è la grandissima elasticità, disponibilità, generosità, passione con la quale i componenti del CAS si sono buttati proprio veramente a capofitto pur di ottenere gli effetti che ci eravamo ripromessi a favore del pubblico. Per cui, come dire, le cose che non mi sono piaciute non fanno parte del progetto, ma sono gli effetti secondari, come la fatica, ma quelli non si devono manco raccontare, quelli fanno parte del gioco. E invece, come dire, il fatto che un bersaglio così ambizioso sia stato colpito con grande generosità da tutti è una grande soddisfazione. Allora noi diamo l'appuntamento martedì alle ore 23:15. Il giorno dopo ce ne sta subito un'altra, no, così magari se vi volete, se vi volete sfogare, poi invece riduciamo le dosi perché è meglio non essere, quindi una settimana come una terapia di mantenimento, e poi se va bene vi facciamo una terapia per sempre, ci mettiamo là. Grazie. Buon divertimento. Grazie. Se troviamo un'epoca, non è se troviamo un'epoca, in un linguaggio dell'epoca, e accettiamo il nostro linguaggio, anzi come paese in Italia siamo ancora molto, in altri paesi il linguaggio è molto più forte del nostro, la realtà è che noi viviamo un'altra generazione con altri linguaggi, quindi il comico interpreta un linguaggio che è quello della realtà. Allora, Fatti Unici, sì, che va in onda ovviamente su Rai 2 alle 23:15 circa. Sì. Allora, l'esperimento che si è voluto ovviamente provare in questa, diciamo in un certo senso, in questa archimedia di quello che è teatro, di quello che è il pubblico dal vivo e di quello che è anche la commedia, comica. Ma in realtà semplicemente riproporre in un modo contemporaneo quello che sono le nostre tradizioni. Noi ce l'abbiamo, quindi questo è un modo per riproporlo in un modo contemporaneo, con un linguaggio moderno e televisivo. Semplicemente questo, quindi abbiamo trovato una chiave che spero che il pubblico possa apprezzare. Assolutamente. Abbiamo anche ascoltato, no, in quella che era la conferenza stampa, che le ha detto: noi ovviamente abbiamo questi attori napoletani che sono straordinari e ovviamente ce ne serviamo di quello che ovviamente è anche la nostra cultura. Assolutamente, oltre ad avere bravissimi attori, ripeto, abbiamo dei bravissimi autori. Alcuni che sono in questa esperienza alle spalle hanno 10-15 commedie scritte che hanno già fatto in scena e che hanno avuto successo. Quindi è chiaro che avere queste persone che hanno queste qualità, uno le cerca di utilizzare al meglio per le proprie qualità. È come tenere un giocatore che gioca in attacco e fa gol e non lo fai segnare, non lo metti in attacco, lo fai giocare. Diciamo che anche la RAI ha ovviamente capito che ci sono, soprattutto a Napoli, ci sono dei talenti che sono anche naturali. Assolutamente, perché diciamo, ecco, la passata esperienza dà un segno di forza che di alcuni attori, alcuni autori hanno dimostrato, e questo permette più facilmente di avere da parte della RAI un'apertura di ascoltare altri progetti e di sposare altri progetti. La lascio libera. Com'è lavorare con Lella Arena? No, con Lello è un'esperienza meravigliosa che solo, lo dico, solo chi può vivere quotidianamente può capire. Diciamo, tutti quanti noi che facciamo questo lavoro, che amiamo fare questo lavoro, può essere soltanto da esempio l'emozione che può trasferire Lello e soprattutto l'amore che lui ci mette per questo lavoro, nonostante abbia già dimostrato tanto. Quindi lo vive come se fosse la prima volta, è qualcosa di meraviglioso. Allora, ricordiamo che da martedì alle ore 23:15 su Rai 2, Fatti Unici. Fatti Unici, vedete, perché magari se vi fate, fa due risate sane e ve le fate con Fatti Unici, sicuramente c'è da ridere. Grazie. Dimentica la vittoria a favore della sua ombra e vive questa difficoltà di essere fidanzato e innamorato del suo capo, che è anche il suo compagno, la sua compagna anche in casa. Quindi vede come uomo sotto gli ordini della sua donna due volte, in ufficio e in casa, un po' come tutti io. E vive un grande dramma con la sua donna che non riesce a fare tiri. Poi capirete col programma di Mapenzia. Una grande esperienza per te ovviamente entrare in un contesto diverso, nel senso ovviamente tanto teatro, anche cinema. E cinema poco, però mi sono divertito di più fare il teatro. Adesso sto facendo una cosa doppia, teatro e televisione insieme.
infatti unici, ed è un personaggio un po' particolare questa volta. Uno, perché si chiama come me, Paolo Gaiazzo, quindi non corro più il rischio di essere chiamato Tonino per strada, perché oramai Agapami non è buono, è un personaggio che è entrato nelle case delle persone, si sono affezionate, e quindi oramai vivo questa dualità tra me e Tonino Cardamone. Anche perché c'è la sincerità di Tonino. E questa volta c'ho una corda differente, cerco di sfruttare una corda giocosa che ho come Paolo Gaiazzo, anziché quella seriosa di Tonino Cardamone. Il Tonino Cardamone è riflessivo, è serioso, è sarcastico, è satirico. Qui invece è il folle, la corda folle che è in me, in questo personaggio. Perciò probabilmente l'ho voluto battezzare proprio come il nome dell'attore. Allora, com'è cambiato la comicità in questi anni, tu che hai esperienza? Ma la comicità non cambia sostanzialmente. Tecnicamente gli ingredienti della comicità, il tempo comico, si diceva anche in conferenza stampa, sono sempre gli stessi. C'è il modo di fruire della comicità che è differente. Oggi ci sono sketch, mini sketch, sketch sempre più brevi, perché si va sul web, per cui hai un minuto della tua esistenza da vederlo e andare via. Magari prima ti mettevi e ti guardavi un'intera commedia di 2 ore o un film comico per più di un'ora. Adesso invece hai pochissimi attimi per dedicare all'intrattenimento, e in quei pochi secondi noi dobbiamo immediatamente catturare l'attenzione e provocare la prima risata. È ancora più difficile. È ancora più difficile perché devi sintetizzare tutto. È ancora più sfidante perché vuol dire che devi togliere tutto, cioè eliminare tutto quello che è di più e andare direttamente al nocciolo della comicità. E allora, Fatti Unici, lo ricordiamo su Rai 2 alle 23.15, quindi seconda serata. Cominciamo con questa sitcom live, è una farsa, sostanzialmente dicendola all'americana è la sitcom live. Volendo usare un termine italiano, è la farsa, il senso nobile della parola stessa, e fatta col pubblico. Questa è un po' la particolarità di questo spettacolo, un'ora di teatro televisione fatta qui all'Auditorium di Napoli con 1000 persone davanti, quindi c'è tutta l'adrenalina dell'attore, c'è il testo, c'è la comicità, e noi ci siamo divertiti a farla, e il pubblico che è venuto qui si è divertito. Anzi, dirò una cosa in più: il pubblico che è venuto a vedere le prime registrazioni, non essendo ancora andato in onda il programma, nei primi 15 minuti non aveva ancora ben capito che cosa si andava a fare. Forse qualcuno era lì presente convinto che cominciasse una nuova versione di Made in Sud. Quando ha cominciato a vedere le cose differenti, ha cominciato a incuriosirsi. Dopo un quarto d'ora erano nostri, e alla fine delle registrazioni avevamo sempre un pubblico soddisfatto che si alzava in piedi, ci applaudiva, ci acclamava. Questo vuol dire che almeno dal vivo abbiamo funzionato. Se quell'energia passerà anche a casa vostra, e allora sarà tutto molto bello. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Io sono Ciro Ceruti, interpretavo Ciro. C'era Paolo Gaiazzo, è stato il primo facilitato che era Paolo Gaiazzo. Io, essendo fratello della Polignano nella Sitta, mentre eravamo a Polignano, poi Ceruti, come se sposo. Quindi io sono Ciro Esposito, sono il fratello del commissario, un piccolo truffatore, ma sostanzialmente anche buono, positivo. Sono fidanzato con la figlia del dirigente della polizia, che è interpretato da Giorgio Mazzi, la poliziotta è Costanza Caraccio, e quindi sono un piccolo truffatore che semina terrori a destra e a sinistra, ma alla fine comunque mi va tutto male, anche le piccole truffe. Allora, tu hai una grande esperienza sia di teatro, anche cinema, e ecco, anche le trasmissioni importanti, no, della Rai, come Made in Sud, come è diventato Made in Sud, ma lavorare ovviamente con un regista come Lello Arena, l'emozione che ti dà? È un'emozione grandissima. Io ho avuto la possibilità di conoscere Lello ai tempi di Baciati dall'amore, che era una fiction che abbiamo girato per Mediaset, e ci eravamo soltanto sfiorati alla conferenza stampa, ma è stato un amore a prima vista. Quando l'ho incontrato di nuovo, l'amore si è consolidato sia umanamente che artisticamente. È un'emozione per quello che rappresenta, ma soprattutto perché ha una cultura teatrale e una generosità che è da poche persone, da pochi eletti.
Allora, una comicità diversa, quella che vediamo ovviamente martedì, oppure diciamo racchiude proprio quella che è la nostra cultura napoletana? È una tradizione, cioè riprende la nostra tradizione teatrale, però in chiave moderna, quindi è un modo attuale di vedere quello che era il teatro comico. Io direi che se vogliamo dare un'idea specifica, che è quasi una farsa, no? Perché noi sappiamo che la farsa prevedeva dei personaggi un po' sopra le righe, un po' folli, che però nel loro vivere la storia diventavano poi veri, reali. E un nuovo modo di intendere la farsa sicuramente è Fatti Unici. Allora diamo l'appuntamento martedì alle 23:15 su Rai 2. Fatti Unici per la prima settimana, gli episodi saranno due, quindi noi andremo in onda sempre il martedì alle 23:15, solo per il primo episodio dove gli ospiti sono gli Arteteca. Andremo in onda sempre alle 23:15 sia il martedì che il mercoledì. Grazie. Grazie a voi. Amici telespettatori, siamo arrivati al termine della conferenza stampa di presentazione di questo nuovo progetto che parte dalla RAI di Napoli, il progetto Fatti Unici. Mi raccomando, appuntamento tutti i martedì alle ore 23:15 su RAI 2. Straordinario, ovviamente una commedia comica e con attori napoletani, prettamente napoletani. Il direttore artistico, il regista e il nostro Lello Arena. Quindi veramente il divertimento è assicurato. E allora, come sempre, io ringrazio il nostro Massimo Pacilio di Videoline, che gli abbiamo dato ovviamente le riprese e il montaggio, e come sempre il vostro Giuseppe Cannavacciuolo vi dice: con noi vi divertite e ovviamente avete l'esclusiva dei migliori eventi in Campania. Amici telespettatori, ad maior a tutti.